Tornati in questo nuovo video. Oggi, a diversi giorni di distanza, parliamo delle dimissioni di Southgate e del futuro del nazionale inglese. Però, prima di entrare nel dettaglio, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e commentate il video. Le dimissioni di Southgate non mi stupiscono. Innanzitutto, io già nel mio video della guida dell'Europeo avevo parlato di questa ipotesi del fatto che Southgate era arrivato alla fine di un ciclo, aveva sbagliato tanto in questi 8 anni e che o la FA prendeva la decisione di cacciarlo o Southgate dava le dimissioni. Così è stato. Due finali dell'Europeo in due edizioni consecutive non possono giustificare il pessimo bilancio degli 8 anni di Gareth Southgate, perché sì, è vero che è andato in finale a Wembley nel 2021 contro l'Italia e ha perso i rigori, è vero che è arrivato in finale con la Spagna, ma l'Inghilterra mancava di identità e di gioco, e con il potenziale che ha è vergognoso. Cioè, l'Inghilterra in questo europeo ha giocato veramente, veramente male. Tant'è che devo dire che sono arrivati in finale anche grazie a un tabellone comunque facile, perché a livello di gioco inesistenti. Poi sì, la solita for Southgate ha avuto di fortuna, perché il fatto che toglie Kane, entra Watkins e te la decide, oppure Bellingham che ti fa il fenomeno, ti fa la rovesciata. Che però allo stesso tempo sì, due finali degli europei, ma zero titoli. Hai fatto il Mondiale 2018 e sei arrivata quarta nel Mondiale 2018 in Russia. Nell'ultimo Mondiale in Qatar sei arrivata ai quarti di finale, uscendo, facendo vedere che non hai più un gioco. E poi dimostri a tutto il mondo, dimostri in Nations League ancora una volta che non hai gioco. Tant'è che riesce a retrocedere nella Lega B, dove ci sono comunque le squadre considerate di seconda fascia. Quindi è un bilancio abbastanza negativo quello di Southgate. E a mio avviso ci sono alcuni nomi che sono veramente impensabili, perché negli ultimi giorni si è sentito parlare di tecnici della Premier League come il tecnico del Newcastle. Oh, beh, ma dubito, perché il Newcastle non lo lascerà partire se non con una buonuscita molto elevata, e poi non sono sicuro di quello che vorrà fare Eddie Howe. Oltre alla questione di Eddie Howe, ci sono altri tecnici ovviamente liberi, ma o comunque tecnici liberi o tecnici che potrebbero allenare la federazione inglese, che mi fanno storcere un po' il naso, nel senso che affidarsi nuovamente a un altro tecnico federale la vedo sbagliata, perché dal punto di vista federale la FA non è come la Federazione Spagnola, che per esempio la Federazione Spagnola con De La Fuente ha fatto un ottimo lavoro, perché ha preso questo tecnico federale che ha vinto Europeo Under 21, Europeo Under 19, Nations League, arriva in nazionale maggiore, vince pure l'Europeo, dando una grande impronta. Il centro tecnico federale inglese è scarso. Perché? Perché essendo la Premier League il campionato più importante al mondo, è ovvio che se un club può spendere, perché la maggior parte dei club non hanno proprietà inglese, può spendere, prende il miglior allenatore sulla piazza, e il 99% degli allenatori non sono inglesi. Perché se tu, infatti, se prendiamo la classifica delle squadre che sono andate in Europa quest'anno, cioè alla fine di questa stagione, quindi la stagione 23-24, quindi le squadre che nella stagione 24-25 giocheranno l'Europa, sono il Manchester City, l'Arsenal, il Liverpool, l'Aston Villa, il Tottenham e il Chelsea. Il Manchester City ha un allenatore spagnolo, Pep Guardiola. L'Arsenal, Arteta, altro spagnolo. Il Liverpool aveva Klopp, e adesso c'ha un altro straniero che è Arne Slot, preso dal Feyenoord. L'Aston Villa c'ha il grande Unai Emery, il re di coppe dell'Europa League. Il Tottenham, che è arrivato sesto, ha Postecoglou.
E il Chelsea che, dopo aver avuto diversi cambi in panchina, ha chiuso, negli ultimi anni, ha chiuso la stagione con Mauricio Pochettino, argentino, che adesso è libero. Quindi, se noi andiamo a vedere le prime, appunto, 6-7 squadre, quelle che fanno l'Europa, sono tutti allenatori stranieri. Quindi è normale che dal punto di vista federale è in crisi l'Inghilterra, e quindi anche la scelta federale la escluderei. Poi ci sono sì nomi illustri liberi, che sono Jurgen Klopp e Zinedine Zidane, ma entrambi secondo me non accetteranno una nazionale. Il primo Klopp perché vuole riposarsi, e poi secondo me Klopp zitto zitto aspetta la chiamata della Germania. Si prende quest'anno sabbatico e poi si prende la Germania. E Zidane, no? Secondo me sì, è stimolato da, perché non è è da tanto che non è in panchina. Però non dimentichiamoci che un conto è allenare il club, un altro conto è essere un selezionatore di una nazionale. Sono due ruoli completamente diversi. Quindi la vedo anche molto difficile. Inoltre, per prendere uno come Zidane e uno come Klopp, devi spendere molto di più dei 6 milioni che hai dato a Southgate negli ultimi 8 anni. Poi ci sarebbe una scelta romantica, ma la vedo difficile, che è quella del ritorno di Roy Hodgson, storico allenatore del Crystal Palace, una vita dedicata alla Premier League. Lo dico che è infattibile perché lui, appunto a causa dei motivi di salute, ha lasciato la panchina del Crystal Palace, e quindi comunque la vedo difficile perché è comunque una persona quasi ottantenne, avere comunque l'incarico di una nazionale nuovamente non so quanto sia logorante per lui, però se vogliamo fare i romantici, sarebbe la scelta romantica. Tolto la questione romanticismo, parliamo invece di allenatori che comunque potrebbero dare delle impronte tattiche e comunque hanno molta più energia essendo più giovani. Sicuramente ci sta il trittico del Chelsea: Lampard, Potter e Pochettino. Il primo, ossia Frank Lampard, per dirigere un 4-3-3, ha fatto male al Chelsea, però sarebbe quella figura che metti in panchina, che comunque è la leggenda, quindi va bene alla federazione inglese e potrebbe anche andare bene al tifo inglese. Allo stesso tempo è quel classico giocatore che ti può dare tanta anche a livello di spogliatoio, perché comunque lui l'ha vissuto. In nazionale il fallimento e il risorgere, perché non dimentichiamoci che l'Inghilterra ai tempi di Lampard, quando Lampard giocava, aveva veramente una generazione d'oro che andava tanto così da vincere, ma e la sfortuna non ha voluto. Quindi un Lampard con anche la rivalsa di dire non ce l'ho fatta, da calciatore voglio portare da allenatore l'Inghilterra dove merita, e comunque come selezionatore sarebbe interessante. E poi il 4-3-3 come modulo si sposa quasi alla perfezione con l'organico e il potenziale della rosa che ha il futuro selezionatore tecnico della nazionale inglese. Poi si ha Potter, che ha fatto molto bene al Brighton e al Chelsea ha fallito. Di Potter c'è solo un aspetto che mi preoccupa: la difesa a 3, nel senso che l'Inghilterra storicamente ha sempre giocato a 4, ha giocatori che comunque giocano per lo più a 4, poi un allenatore che gioca a 3, cioè sarebbe stravolgere, cioè non è il concetto di allenatore della nazionale, non è che l'allenatore di turno che si adegua, non è l'allenatore di turno che mette avanti tutto le sue tattiche e i giocatori si devono adeguare a lui. Bensì il contrario, ossia che il selezionatore tecnico convoca i giocatori migliori e su quei giocatori migliori ci costruisce le trame di gioco. Quindi se è una squadra che è sempre improntata a giocare con la difesa 4, giocare con la difesa 3 sarebbe folle. Poi, cioè, lui predilige il 3-4-2-1. Cioè, la vedo difficile perché mettiamo ipotesi, i tre di difesa, Stones,
Joe Gomez Gueye con a tutta fascia Walker e Trent Alexander-Arnold o Walker e Shaw con Arnold e Declan Rice davanti alla difesa e con i due dietro alla punta può essere Harry Kane e Bellingham che lo può fare e uno degli esterni come Palmer e Foden che sarebbero troppo vicino alla punta, quindi non possono allargarsi sull'esterno? No, Potter non mi convince. Pochettino, sì, gioca con un modulo che comunque anche sarebbe adeguato alla qualità dell'Inghilterra, che è un bel 4-3-1. Però Pochettino non sa tenere in mano uno spogliatoio. Cioè, al Chelsea, praticamente uno dei motivi per il quale è andato tutto male, oltre al fatto che il gioco era inesistente e quindi è colpa già dell'allenatore il fatto che una squadra non c'ha gioco, il fatto che non sa tenere lo spogliatoio. Tu vai ad allenare la nazionale dove c'hai Harry Kane, Bellingham, tutti i giocatori che giocano in top club e tu non li sai gestire. Cioè, quella è la porta e vai. Mi dispiace, ma cioè, pure al Tottenham, il massimo che ha fatto in carriera è stata una finale di Champions persa. Dopo aver avuto una rimonta incredibile contro un Ajax che si era addormentato con Lucas Moura che fa tripletta. Questo è il massimo che ha fatto Pochettino in carriera. Quindi quello. Poi invece se vogliamo puntare su profili esteri ci sta sicuramente Xavi che è libero. Che ha un gioco molto propositivo. E anche lui adotta il 4-3-3. Però non so quanto voglio. Non so se la federazione inglese vuole effettivamente puntare su uno come Xavi, però è uno dei nomi, secondo me, che si può segnare, si possono segnare sul taccuino. Poi invece ci sta Thomas Tuchel, che il modulo che ha utilizzato di più è il 4-3-1, quindi comunque un altro modulo sempre come Pochettino molto ad hoc per la nazionale inglese. Però anche Tuchel non riesce a gestire lo spogliatoio. Abbiamo visto il casino che è successo a Monaco di Baviera con la squadra che gli rema contro, che non porta risultati. Cioè, arriva Tuchel riesce a perdere. Il campionato di Germania che si vinceva da una vita. Riesce a fare una pessima figura in Champions. Giusto che poi viene. Poi lì sarebbe interessante per un altro capitolo su Vincent Kompany e Bayern Monaco, ma magari ne parliamo in un prossimo contenuto più nel dettaglio di Kompany. E poi invece ci sarebbe comunque Sergio Conceição, che ha sempre fatto bene al Porto, mi è sempre piaciuto come giocava il Porto, la cattiva che ci metteva il Porto, il suo modulo preferito è il 4-4-2, però molto spesso anche diventa 4-3-1. C'è un allenatore che varia molto. Però un conto è allenare il Porto e far bene al Porto, un altro conto è essere selezionatore di una nazionale come l'Inghilterra. Quindi Conceição molto interessante, ma sarebbe un azzardo. E poi, infine, secondo me, c'è stata tutta una lista di quegli allenatori svincolati che sono, diciamo, una sorta di leggenda, che però il loro tempo è passato da un po', cioè, sono un po' troppo, tra virgolette, vecchi a livello di pensiero calcistico per allenare. Mi riferisco purtroppo a Luis Felipe Scolari che nel 2002 vinse il Mondiale col Brasile, ma parliamo di 22 anni fa, con ovviamente una grandissima squadra, col Brasile era straordinario, di Joachim Löw che ha fatto praticamente negli ultimi anni, ha vinto un Mondiale con la Germania nel 2014, ha fatto le fortune alla Germania, ma come si sono lasciati era perché si è intestardito, non doveva far giocare alcuni giocatori, anche lui. Cioè, non sarebbe un allenatore da nazionale. E poi vuoi mettere gli inglesi che si prendono un tedesco? Cioè, nel senso, si sa della forte rivalità tra inglesi e tedeschi, quindi la vedo difficile come cosa. E poi anche il leggendario Fatih Terim, che ha allenato in Turchia e praticamente Galatasaray, una leggenda, allenatore turco che è una leggenda. Il leggendario Lucescu, sempre parlando con allenatore romeno, e anche Domenech, che comunque ha avuto il suo passato glorioso. Però tutti questi allenatori sono allenatori appunto che
hanno un passato glorioso che, di cui è scritto sul curriculum, però non sono, cioè, non li vedo per un'altra grande sfida come questa qui. Quindi, dopo tutto questo discorso, chi vedi come allenatore? Uno tra Xavi e Lampard, perché io voglio vedere cioè, con i giocatori che ha l'Inghilterra voglio divertirmi. Cioè, tu hai giocato. Se prendi il centrocampo, vai. A parte Rice e tanto Alexander-Arnold che l'hanno adattato a questo europeo, hai Bellingham che è un fenomeno. Archie Gray preso dal Tottenham ma che ha fatto il devasto negli ultimi anni con Leeds e che ne vado matto, un fenomeno. Kobbie Mainoo dello United, Harvey Elliott, Curtis Jones, Wharton, Eze, McAtee, Jacob Ramsey, le ali come Cole Palmer, Sancho, Heung-min Jr., Bukayo Saka, Gordon, Foden, Madueke, la vera pecca dell'Inghilterra è che oltre a che non c'è un vero centravanti che ti può spaccare le partite, però, cioè, io voglio vedere l'Inghilterra giocare a calcio. Cioè, c'hai uno come Bellingham che a Madrid fa il fenomeno e quest'anno lo continuerà a fare. Quindi questo. Poi diciamo che io vedo come nel mio maggiore un'idea di 4-3-3 che diventa però 4-3-1. In che senso? Che in tre di centrocampo, ad esempio,